Buongiorno Abruzzo, buon carnevale, eccoci qui. Beh, carnevale sarà una parola, non dico d'ordine di questa puntata, ma siamo lì, ne parleremo abbondantemente, innanzitutto con il sindaco Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare, che lo sapete è centro nevralgico del carnevale abruzzese. Quest'anno, ahi noi, non si terrà per ovvie ragioni, ma insomma c'è tanto da dire appunto con il sindaco. E poi sempre a proposito di carnevale, avremo una maschera meravigliosa qui perché c'è un'associazione, Le Vie dell'Arte, che ogni anno si propone anche al Carnevale di Venezia con delle maschere meravigliose. Non vi anticipo nulla, ma ci rifaremo davvero gli occhi. E poi lo sapete, il martedì diamo buoni consigli a tutti coloro che vogliono tenersi in forma. A farlo è Miriana Moresco, la nostra fisioterapista, e poi parleremo di animali sempre con Stefania Barone, e la musica non mancherà, visto che Simone Arminio in collegamento con noi ci racconterà tante novità del mondo musicale. Ma come sempre apriamo con l'informazione. Allora vado a dare subito il buongiorno al direttore Carmine Perantuono. Buondì, oggi i nomi faccio un po' fatica, Carmine. Lo so, non è facile anche pensare allo spirito di carnevale. Purtroppo sì, c'è poco da scherzare in queste ore, perché le notizie che io do sono sempre quelle relative ad una guerra che non si ferma. Si tratta la tregua, ma nel frattempo continua l'assedio. Ieri il primo round di negoziati tra l'Ucraina e la Russia, con Putin che chiede la neutralità di Kiev e il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea. Afferma Mosca, abbiamo trovato punti su cui è possibile trovare un terreno comune, ma intanto iniziano ulteriori attacchi dopo i negoziati. Attacchi aerei già da ieri. Nella notte un convoglio militare russo alle porte della capitale, lungo 60 chilometri, sempre più vicino a Kiev. Il sindaco parla di un attacco non stop da parte delle truppe di Mosca, in fiamme una base militare vicino alla città. Le forze russe sono arrivate anche alle porte di Kherson nel sud. In questi momenti si sta nel Parlamento italiano sviluppando il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che tra l'altro ha parlato, insomma, un intervento a tutto campo. Riporto soltanto una frase che si riferisce alla situazione umanitaria, sempre più grave secondo lo stesso Draghi. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha stimato in 18 milioni il numero di persone, Paola, che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi mesi. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che gli sfollati interni potrebbero raggiungere cifre tra i 6 e i 7 milioni e mezzo, e i rifugiati che fuggiranno dalla Ucraina sono tra 3 e 4 milioni. 400 mila già hanno lasciato il paese in direzione principalmente dei paesi vicini, ma sappiamo stanno arrivando anche in Italia attraverso gli unici mezzi che sono a disposizione, quindi i treni e in parte gli autobus. C'è una forte mobilitazione di solidarietà da parte delle nostre popolazioni in Abruzzo. C'è una raccolta di medicinali in corso alla stazione di Pescara. È partita una carovana della Croce Rossa da Avezzano, la prima che è partita dall'Italia per sostenere direttamente sul posto le popolazioni bersagliate dai bombardamenti. Ci si prepara anche qui in campi profughi per un eventuale afflusso in massa. Insomma, situazione che ci tiene tutti preoccupati. Intanto gli effetti economici non mancano, perché oggi la plenaria del Parlamento europeo voterà la risoluzione per far ottenere all'Ucraina lo status di candidata all'ingresso nell'Unione europea. E l'Europa ha già chiuso lo spazio aereo alla Russia. Mosca ha fatto lo stesso con le compagnie di 36 paesi, tra cui l'Italia. Persino la Svizzera, storicamente neutrale, si è allineata alle decisioni dell'Unione Europea. Noi cerchiamo di resistere anche senza gas, riattivando se necessario, ma ora non lo è, le centrali a carbone. Però in Russia non se la passano meglio, perché nonostante i tentativi della Banca Centrale di frenare la caduta del rublo raddoppiando i tassi di interesse, siamo ai minimi storici e la borsa rimane chiusa anche oggi per evitare il collasso del listino. Questo dunque lo scenario, che non è, ripeto, di quelli migliori. Si spera che magari il protrarsi di questi negoziati porti ad una ragionevolezza, soprattutto da parte russa.
due parole soltanto sulla situazione pandemica, sì. Trend in calo ormai da settimane, arriva anche un allentamento sulle misure per gli spostamenti internazionali che renderà da oggi più facile viaggiare. Entra infatti in vigore l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che prevede lo stop alla quarantena dai paesi extra Unione Europea. Bene, torniamo invece su scenari di guerra per quel che comporta l'accoglienza in Italia, nello specifico in Abruzzo. Abbiamo il nostro Luca Pompei a parlarcene. Buongiorno Luca. Buongiorno Abruzzo, buongiorno Carmine, buongiorno Paola. Beh, noi siamo tornati quest'oggi qui al comune di Pescara. Ieri in una diretta social su Facebook abbiamo conosciuto i primi profughi provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti dal gruppo consigliere dell'UDC qui al comune di Pescara, e per loro è stata trovata subito una sistemazione. Ma questa mattina altri annunci importanti di accoglienza e solidarietà qui dal comune di Pescara. Stiamo aspettando, ci raggiungerà tra qualche minuto Caterina Lerusche, che è una cittadina ucraina che da tanti anni vive in Italia e che in qualche modo è diventata un po' il referente per quanto riguarda la solidarietà e gli aiuti all'Ucraina. Una mano sostanziosa da questo punto di vista la sta dando anche il gruppo consigliere dell'UDC. Abbiamo qui il consigliere Massimiliano Pignoli. Ci diceva prima, ieri la prima famiglia qui a Pescara, ma in arrivo altre 90 persone, ci diceva, è così? Sì, buongiorno a tutti. Caterina mi ha appena comunicato che sono in viaggio due pullman di circa 90 persone. Ho appena avvisato il sindaco perché dovremmo ovviamente attivare tutte le procedure necessarie per l'ospitalità. Quindi la procedura prevede questo: innanzitutto dobbiamo contattare il comandante della Polizia Municipale Palestini, che provvederà di concerto con l'ASL a fare i tamponi. Dopodiché chi non è vaccinato si dovrà vaccinare e poi ci sarà la sistemazione in albergo. Quindi, come vedete, l'UDC in prima linea è stato il primo gruppo consigliare, l'unico a dare, ovviamente sì, a dare supporto a Caterina, che voglio ricordare è nata questa amicizia già qualche anno fa, quando lei siedeva proprio a fianco a me nei banchi del Consiglio Comunale, perché era stata eletta come la consigliera degli stranieri a Pescara. Quindi da lì è nato un bel rapporto, e quando ha avuto bisogno ha bussato alla porta del gruppo consigliare dell'UDC e gli è stata immediatamente non aperta ma spalancata la porta. Grazie Massimiliano. E ci ha raggiunto adesso Caterina Lerusche, che è qui, noi siamo in diretta su Rete 8 Matinee. Caterina, allora, non ti preoccupare, come sta andando questa grande campagna di solidarietà per il popolo ucraino? Guardate, io non ho parole per ringraziare prima il comune e in particolare il mio carissimo amico che ci ha aperto le braccia dal primo giorno che siamo rivolti a lui per aiutare, per organizzare tutto. Adesso ci danno adesso ci danno una mano per raccolta di aiuto umanitario, come si dice, e anche di sistemare le persone che stanno arrivando. Stanotte sono arrivate 13 persone, le abbiamo sistemate. Adesso appena mi hanno chiamato che alla prima autogrill si sono fermati la prima volta con altre 15 persone che arrivano, e ci hanno contattato dalla frontiera di Polonia che tra un mezz'oretta ci daranno numero esatto quanti persone arrivano dalla Polonia, dalla frontiera. Ecco, tra l'altro, insomma, oltre a questi aiuti, come saranno sistemate queste persone? Per il momento queste che sono arrivate adesso sono sistemate nell'albergo Holiday. E poi vediamo dove si possono sistemare piano piano, decidiamo insieme come li possiamo sistemare meglio possibile. Intanto vi state adoperando anche per mandare aiuti in Ucraina, no? È così? Sì, sono già, abbiamo raccolto forse per due furi pieni. Mi ha colpito la raccolta a Lanciano, che sono questi volontari, e qua a Pescara non riesco a rispondere a tutti perché si sono riuniti tutti
italiani, maggior parte italiani che mi chiedono dove devono portare. Io già su Facebook ho postato l'annuncio di Comune di Pescara, di Cecco, hanno anche loro in Piazza Unione, hanno dato un posto dove possiamo raccogliere. A Monte Silvano lo stesso, c'è tanta solidarietà e sostegno, e tutte le persone diciamo sono preoccupate per il nostro popolo, che io sono rimasta senza parole, certo, di tutta questa solidarietà che ci sta da parte del popolo pescarese e anche italiano, tutti abruzzesi, da tutto Abruzzo, anche dall'Aquila mi hanno chiamato, da Vasto stanno raccogliendo nei comuni, poi dopo ci organizziamo ad andare a caricare. Grazie Caterina, non so se avete domande da studio, Carmine e Paola. Ma solo tanta commozione e soprattutto davvero vicinanza, solidarietà, quel che si può fare, le nostre braccia sono tese, Luca. Perfetto, sì, riferisco ovviamente tanta solidarietà e noi siamo pronti anche noi in qualche modo a dare il contributo qualora servisse qualcosa per il popolo ucraino vittima di un'aggressione assurda. Volevo solo aggiungere, chiedono tante medicine, queste, come si chiama, per i soldati? Antiproiettili, garze, in particolare questi soldati chiedono pronto soccorso per militari. Già mi sono arrivata 15 messaggi, tutti stesso medicina e mangiare per i bambini piccoli. Ok, grazie. Quindi l'appello è lanciato, quindi medicinali e soprattutto alimenti per bambini piccoli e neonati. Se non avete domande, se non avete interventi, vi restituisco la linea. Tra poco inizierà qui una conferenza stampa in cui verrà illustrato nel dettaglio quello che è un po' il programma di solidarietà ed accoglienza qui a Pescara per il popolo ucraino. A voi. Bene, come sempre Luca, tieniti libero, sentiti libero di chiedere la linea in qualunque momento, siamo qui. Grazie per questo spaccato di meravigliosa realtà in uno scenario davvero terrificante. Carmine. Daremo istruzioni su quanto emergerà da questa conferenza stampa anche nel nostro telegiornale, sì, delle 14. Lì a Comune c'è anche la nostra Antonella Micolitti, proprio per cercare di ottimizzare questo canale comunicativo rispetto a quello che serve, rispetto a quello che ognuno può dare, che mi pare in questo momento la cosa principale che noi dei media possiamo fare. Come facciamo adesso a parlare di carnevale? Switchiamo. Non è facile. Volevo anche con l'ospite che abbiamo, che tu hai già annunciato. Certo, il sindaco di Francavilla, anzi salutiamola subito, Luisa Russo, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, parlare anche del fatto, insieme a lei, poi naturalmente approfondirete, che Francavilla è stata una delle prime città abruzzesi che ha tenuto già un evento, insomma, di mobilitazione della comunità ucraina che è presente sul nostro territorio. Quindi insomma, da un lato si cerca di sorridere, pensare agli scherzi, dall'altro c'è sempre il grande cuore che questo territorio apre nei confronti di chi in questo momento ha bisogno. Grazie direttore. Ci vediamo alle 13:50 per le anticipazioni del TG. Grazie. Allora io, sindaco, partirei da una riflessione che ci ha lanciato adesso il direttore, che mi sembra opportuna. Sì, oggi essere qui, insomma, a parlare di carnevale è veramente imbarazzante e fuori luogo. E noi domenica con il presidente del consiglio comunale abbiamo ospitato, su iniziativa di una rete di associazioni di Francavilla, abbiamo ospitato delle famiglie ucraine per far sentire loro la nostra solidarietà e per farci raccontare delle loro storie, magari più in diretta, piccole storie che loro conoscono proprio di parenti e familiari che hanno lasciato là. La situazione è drammatica, vediamo delle immagini surreali che nel 2022 non avremmo mai potuto immaginare di poter vedere. No. E questa mattina anche l'assessore alle politiche sociali e alla pubblica sicurezza, insieme all'assessore alla protezione civile, sono al lavoro anche loro per mettere su una squadra, una strategia per poter accogliere i profughi in arrivo. Quindi ciò che ho sentito raccontare ora di ciò che avviene nel Comune di Pescara, ci siamo
stiamo organizzando anche noi, perché credo che nelle prossime ore ci troveremo ad affrontare questa emergenza e siamo pronti a dare tutta la nostra solidarietà e la nostra accoglienza a queste famiglie. Certo, lo immagino, e a questo punto il fatto che il carnevale quest'anno non ci sia, voglio dire, è ovviamente dovuto al discorso pandemico, però cade quasi a fagiolo, perché non sarebbe stato facile viverlo. Non sarebbe stato facile. Devo dire che il carnevale non è stato organizzato perché nel momento in cui si doveva partire con l'organizzazione dei carri, la preparazione dei carri, eravamo proprio in pienissima pandemia, quindi anche gli artigiani che dovevano mettersi al lavoro all'interno del capannone, insomma, avrebbero avuto delle serie difficoltà e non sapevamo a quali mesi andavamo incontro. Certo. Quindi effettivamente l'associazione Carnevale ha deciso di non organizzarlo e noi abbiamo condiviso la loro scelta, sperando di poterlo riproporre e proporre già il carnevale nella stagione estiva. Sì. È chiaro che oggi sarebbe stato veramente inopportuno festeggiare. Già domenica c'è stato un piccolo spettacolo di burattini per i bambini a Francavilla. Io mi sono trovata prima a partecipare a questo spettacolo e poi andare a raccogliere le famiglie ucraine, e sinceramente avevo uno stato d'animo veramente con delle emozioni, certo, contrastanti, che mi hanno fatto capire che insomma sarebbe stato inopportuno festeggiare. È chiaro anche che i bambini devono avere anche uno stato di leggerezza, capire che stanno accadendo delle cose serie, però vivere in serenità anche questo, dobbiamo cercare di trasmettere loro questo. Quello che va salvato il carnevale è proprio l'aspetto relativo ai bambini, che sì, non vanno privati di quella leggerezza che il carnevale comporta. Assolutamente sì. Cioè, avremo tempo di festeggiare. Il nostro carnevale d'Abruzzo dovrà andare avanti negli anni, dovrà continuare a crescere, quindi ecco, certo, stiamo vedendo queste belle immagini. Ma io immagino che comunque, nonostante la scelta dovuta, non sia stata comunque una decisione presa a cuor leggero, quella di saltare un'altra edizione di un evento così significante, insomma, per Francavilla. Assolutamente sì, non è stata a cuor leggero, anche perché oltre proprio a una tradizione che ormai si tramanda dal dopoguerra e ha continuato anche con alti e bassi, ma comunque ha una grande rilevanza non solo per Francavilla ma per tutto l'Abruzzo, e c'è anche un grande ritorno economico per la nostra città. Sì, certo. E quindi sicuramente anche in questo caso proprio il settore delle attività commerciali ne ha risentito, quindi non è stata una scelta fatta a cuor leggero. Però dobbiamo anche pensare che il carnevale è dedicato soprattutto ai bambini ed è la fascia di popolazione meno vaccinata ovviamente da noi, quindi non ci siamo sentiti, diciamo, di rischiare dover far rialzare il picco dei contagi, certo, proprio certo, nel momento in cui fortunatamente stiamo andando in una buona direzione, speriamo di uscirne definitivamente e quindi di poter festeggiare e tornare a organizzare serenamente questo carnevale. È tristemente la decisione più giusta, quella che è stata presa, e come diceva c'è anche un indotto che ne soffre, e immagino che anche la stessa cittadinanza, insomma, abbia un po' patito la scelta, pur comprendendo. Sì, molti hanno compreso, devo dire che anche alcuni esercenti di attività commerciali hanno condiviso la mia decisione, mia in realtà decisione dell'Associazione del Carnevale che io ho sostenuto, e quindi insomma non era chiaro, insomma erano pochi i presupposti per poterlo fare. È vero che a Viareggio il carnevale si è tenuto, ma è anche vero che là c'è un'organizzazione a monte molto più grande e ci hanno anche degli spazi molto più grandi che forse consentono anche maggiormente di mantenere il distanziamento tra le persone, insomma. Certo, sarebbe stato comunque il suo primo carnevale da sindaco. Sarebbe stato il mio primo carnevale, quindi sarei stata curiosa di capire. Soprattutto quale carro le avrebbero dedicato, perché c'è questa usanza, ne parlammo giorni fa con il presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo, Nicola De Francesco, che ci diceva proprio che per ogni sindaco c'è una dedica, mettiamola così. Eh sì, io aspetto con ansia, quindi comunque insomma ho nella versione estiva o nel prossimo carnevale sarò curiosa di vedere
cosa inventeranno su di me. Sono pronta e sono sicuramente pronta ad accettare ogni... No, sarà divertente per loro perché finalmente un sindaco donna è la prima volta a Francavilla al Mare, per cui è anche una sfida diversa, sì, no? Sì, sicuramente è la prima volta, quindi probabilmente punteranno su questo tema o anche su altri, insomma, qualche idea ce l'ho. E quindi adesso vorrei scrivere qualcosa sul bigliettino bianco. No, non l'ho avuta, però insomma ho sempre amato e seguito il carnevale, quindi da quando sono bambina devo dire che proprio ho partecipato attivamente andando sui carri mascherata quando ero bimba, quindi qualche idea ce l'ho, vediamo se avrò ragione o meno. Torneremo a parlarne sicuramente, ma per quest'estate quindi immaginate un carnevale ridotto, immaginate un altro evento che possa, come dire, prendere un po' posto, insomma, che cosa abbiamo avuto un incontro con l'associazione del carnevale, dobbiamo vedere loro cosa vogliono portare avanti, noi abbiamo dato la disponibilità a sostenerli e quindi potrebbe anche trattarsi proprio di una serata con la sfilata dei carri, insomma, quindi potrebbe essere così. Già in altri anni è stato riproposto il carnevale estivo con gli stessi carri che avevano sfilato durante l'inverno, perché comunque per i turisti che ci sono ovviamente è una novità, è una serata di svago e di divertimento, è una proposta che rientrerebbe nel tema, nel cartellone del programma estivo degli eventi, quindi e comunque sarebbe un richiamo per la successiva stagione del carnevale, quindi io credo che potremmo sicuramente organizzarlo. È un'ottima idea, considerando che poi l'estate generalmente facendo gli scongiuri, come si dice, si alleggeriscono un po' tutte le attenzioni nei confronti del Covid e quindi potrebbe essere una giusta soluzione. Ma nel frattempo, in questi giorni, tutti gli eventi sono stati congelati o qualcuno per Francavilla al Mare ce n'è? Allora, per quanto riguarda il carnevale, anche oggi pomeriggio ci sarà uno spettacolo all'Auditorium Sirena alle ore 17 per i bambini, uno spettacolo di burattini, con anche se il tempo lo consentirà, in piazza ci saranno delle maschere che accoglieranno i bambini che poi si recheranno al teatro. Quindi questo piccolo evento l'abbiamo voluto mantenere proprio per ciò che ci dicevamo prima, per i bambini insomma dovremmo cercare insomma di lasciare a loro un clima sereno, ovviamente con rispetto delle norme, tutti con le mascherine, quindi senza nessun pericolo di insomma di aumentare i contagi. Per il resto tutto ciò che è possibile fare lo stiamo portando avanti come abbiamo sempre fatto, sia con la precedente amministrazione Luciani sia adesso con la mia, quindi anche la stagione teatrale sta andando molto bene e devo dire che stiamo registrando sempre il sold out perché a parte la proposta ottima per la quale voglio ringraziare il direttore artistico Davide Cavuti, devo dire che le persone hanno proprio voglia di evadere e di tornare a partecipare alla vita sociale, quindi non ci siamo assolutamente fermati e stiamo lavorando già per il programma degli eventi estivi. Siamo già usciti proponendo, dicendo che il 29 luglio ci sarà dal 27 al 30 ci sarà un festival della musica sulla spiaggia e abbiamo già presentato il concerto che ci sarà il 29 con i Pinguini Tattici Nucleari. Questo è stato il primo evento di cui abbiamo già parlato, ma insomma sono tante le proposte che avremo, stiamo lavorando molto sulla stagione estiva. Benissimo, dice bene sindaco, c'è tanta voglia di leggerezza e anche di arte, no? Che si possa spendere bene il proprio tempo senza pensare a tutte le brutture che ci circondano. Io colgo l'occasione della sua presenza, me lo consenta, per fare una sorta anche di bilancio suo personale, come sta andando. Lei è sindaco da non molto e insomma immagino che non sia stato facile e che però adesso un'idea
di cosa sì. voglia dire governare Francavilla al Mare l'abbia. Sicuramente sì, i primi mesi sono stati proprio di ricognizione dell'organizzazione amministrativa, anche degli uffici, di capire dove eravamo arrivati e dove volevamo arrivare. Quindi abbiamo già presentato la relazione dei nostri primi 100 giorni, in cui siamo già intervenuti anche con piccole opere di manutenzione, nelle politiche sociali, nell'istruzione. Insomma, abbiamo già fatto parecchio, però adesso stiamo partendo veramente con l'organizzazione, con il lavoro più grande che si dovrà fare nei prossimi 5 anni, proprio per andare verso la città del futuro che io ho in mente. E qual è? Ed è un momento di straordinaria importanza grazie ai finanziamenti in arrivo dal PNRR. Diciamo che fino a pochi mesi fa ci si trovava sempre nella difficoltà di operare per carenza di risorse. Adesso le risorse stanno arrivando davvero con questo piano nazionale, con il PNRR, quindi ci stiamo organizzando per poter davvero recepire queste risorse e distribuirle sul territorio. È una fase nuova che ci vede veramente molto impegnati, perché in tutti gli enti, soprattutto del centro-sud, c'è una grande carenza di personale comunque anche con questa carenza dobbiamo essere capaci di recepire, reperire queste risorse, certo, e lavorare. Rispondere alle richieste. E questo è il lavoro principale che stiamo facendo. Accennava la città del futuro, come la vede Francavilla al Mare nel futuro? Francavilla al Mare io la vedo sicuramente come una città che deve puntare sempre di più sul turismo, perché abbiamo visto che è una città che, pur con delle criticità, è una città che è molto apprezzata da chi viene da fuori. E quindi il turismo è cambiato, è vero che sono diminuiti gli alberghi, ma c'è un turismo diverso, sono cresciuti moltissimi B&B, perché le persone adesso si muovono tanto, ma magari per meno giorni, e cercano strutture piccole ma ricercate, e queste a Francavilla non mancano. Dobbiamo puntare verso la mobilità sostenibile, verso la realizzazione di maggiori piste ciclabili, e su questo stiamo lavorando grazie anche a un finanziamento di 5 milioni di euro che abbiamo già ottenuto per la rigenerazione urbana, che riguarderà tutta la zona che va dal porto fino alla zona sud di Francavilla. Quindi là siamo già pronti a lavorare, stiamo già progettando, e quindi avremo dei nuovi percorsi ciclabili. È in via di realizzazione il ponte sul fiume Alento, che collegherà la parte sud con la parte nord, e quindi ci sarà una bellissima passeggiata. Dobbiamo lavorare sulla realizzazione della parte a terra della zona a terra del porto, dell'approdo turistico, che è stato completato dopo tanti anni. Quindi di lavoro ce n'è tanto e... Direi abbastanza, tanto, allora la lasciamo tanto, andare tanto a lavorare, perché insomma ci sembra di rubarle il tempo, c'è tanto da fare. Intanto grazie davvero. Grazie a voi, allora buon carnevale a tutti, e siamo tutti pronti qui ad accogliere gli ucraini e a fare la nostra parte. Grazie al sindaco di Francavilla al Mare Luisa Russo. Andiamo un po' in pubblicità, poi si parla di salute con la nostra Miriana Moresco, fisioterapista pista, pronta a darvi ottimi consigli. State lì. Giornata così, carnevale fuori, dentro tanta burrasca, purtroppo per tutte le vicissitudini, gli eventi che stiamo vivendo in questi giorni. Proviamo a interessarci un po' anche alla nostra salute, e lo facciamo come ogni martedì con la preziosa presenza di Miriana Moresco, la nostra fisioterapista. Ciao Miriana. Ciao Paola, buongiorno. Ti aspettavo in maschera. Ci avevo anche pensato. Anche tu, vedo molta voglia di festeggiare oggi, sì. Ma poi una serie di eventi, insomma, c'è poco da festeggiare, ahimè. Certo. Anche se lasciami dire che tra poco entrerà qui una maschera meravigliosa, ma tanto per rifarci gli occhi, alleggerirci un po' l'anima per quel che è possibile, ma insomma non vuol dire che prendiamo con leggerezza il momento, cerchiamo di intrattenerci anche un po', a far passare il tempo piacevolmente e anche in maniera utile, perché questo spazio insomma serve. Io spero usiate tutti i miei consigli che vi regalo con molta gioia. Ma io so di persone che stanno lì ad aspettare proprio il movimento da fare col braccio, con la gamba. Ti seguono. Sono contenta. Ho una bella schiera di parenti che mi seguono.
Arrivano bei feedback per te, cara Miriana. Vediamo se oggi li fai crollare tutti o se continui a tenere alto il livello. Non lo so, oggi l'argomento che ho scelto oggi è sempre... È un po' d'elite per oggi, eh? È sempre in relazione alle mani. Guarda, è d'elite, però è fattibile sempre da tutti. È una cosa strana, infatti... Non ne parlo così con molta fluidità come una lombalgia o che mi appartengono un po' di più nel quotidiano. Oggi parleremo dello yoga delle mani. È già detta così, no? Spaventa un po'. Yoga spaventa, delle mani. Yoga delle... Ormai c'è yoga di tutto. Yoga di... Yoga però... dei capelli, no? Quando fai sì, il boga. Anche, ormai fanno di tutto. E devo dire che però, sinceramente, a parte i ciarlatani, molte cose sono utili, così come questi. Questo yoga per le mani, perché servono a completamento di esercizi di yoga, di asana, di meditazione, aiutano la meditazione, quindi insomma si tratta di cose fattibili come ma sempre. Ma vanno messi in relazione alle cose che ci siamo detti martedì scorso, che ci hai parlato proprio delle mani, allora... per chi avesse perso la puntata lo ricordo, se andate su YouTube la pagina di Rete 8, cercate Rete 8 Matinè, tutti i martedì potrete recuperare i preziosi consigli di Miriana. E martedì scorso ci hai fatto vedere proprio anche il massaggio delle mani. Allora, martedì scorso infatti ho fatto una cosa davvero pratica, esercizi, massaggi delle mani che invito a fare sempre, 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 perché sono davvero utili. Sì. Poi volevo unire alla puntata di martedì scorso lo yoga delle mani, i mudra, ma i mudra, mudra. I mudra. Però ho visto sua che fiducia. Questi mudra meritavano una puntata a parte perché sono complessi, ne sono tanti. Ah, si chiamano così quelli che vediamo oggi, i mudra? Sì, ah, i mudra. Okay. I mudra. Allora, non mudra, è roba che si mangia. No, mudra significa segno, gesto. Okay. E quindi diciamo che con le mani compiamo dei gesti che favoriscono... alcune cose tipo pazienza, costanza, che bello. Pace interiore, riconnessione. Certo, parliamo di cose un po' più, non è d'élite, di energia. Magari bello, non tutti bello. Sono informati sull'argomento, però volevo fare un piccolo preambolo. Comunque Vai. Siamo fatti di energia, sappiatelo. Certo. Non è una cosa... così tanto da dare per scontato, siamo fatti di energia, anche di energia sottile, quindi energia che scorre. Quello che noi facciamo con le nostre posture, lo abbiamo detto tante volte, è evitare dei blocchi, perché una postura errata può creare un blocco dell'energia che poi si trasforma in un blocco fisico, una lombalgia, certo. Una spalla bloccata, un ginocchio bloccato. E quindi diciamo che quello che noi possiamo fare su di noi è allineare il più possibile la nostra postura, anche se si vive in carrozzina, anche se si ha un qualsiasi problema, dobbiamo cercare un allineamento ottimale, ok? Ottimale a far fluire tutta questa energia in maniera funzionale, efficace. Perché una mano che non si chiude comunque è un blocco. Certo. Allora, questi... non può sprigionare quell'energia che invece brava, è nel movimento completo. Brava, perché ci ho fatto una puntata a parte? Perché mentre l'altra volta vi ho dato proprio degli esercizi pratici di massaggio delle mani che possono essere fatti prima di fare i mudra, adesso andiamo a prendere quella che è una parte un po' più sottile. Di percezione dell'energia, di lavoro con le mani, con le dita, e andiamo a vedere qua, assumendo determinate posizioni con le dita, che cosa andiamo a stimolare. Questo non vuol dire che se ci mettiamo subito così stimoliamo la costanza e la pace, però vediamo, sai, il Buddha, tutti i santoni hanno delle posizioni.
quelle posizioni hanno dei significati. Quindi il mio è un intervento, lasciatemelo dire, perché io non faccio, non sono un insegnante di yoga. Ci manteniamo in superficie. Ecco, certo, mi mantengo molto in superficie. E prendiamo un po' tutto così, diciamo, alla leggera. Certo, certo. Premetto però che questi mudra sono a completamento comunque degli esercizi, degli asana, che sono gli esercizi di yoga. Ok, vogliamo andare intanto yoga a vedere, sì, il primo video? Dai, allora, così vediamo praticamente di cosa asana parliamo. Purtroppo ho dovuto portare il fogliettino perché i nomi non sono proprio facili. Figurati, certo. Ecco qui, questo è il primo, si chiama Shuni Mudra, con il pollice e il dito medio. Ecco, pollice, ci mettiamo dito medio. Pollice e, okay, dito medio, e qui andiamo a stimolare la pazienza e la costanza. Quando non ce la facciamo più, questo se vuoi è un po' il più diffuso. Invece qui abbiamo Gyan Mudra con pollice. Ah no, qui stiamo vedendo ancora Shuni Mudra. Pazienza e costanza. Li ho fatti lenti perché, sì, di solito mi contraddistingue la velocità. Io corro. Invece, devi avere più pazienza, brava, e costanza. Brava, allora. Guarda, tu non ci crederai. Continuo qui ad illuminare e poi ti dico una cosa che mi è successa. Questo è Gyan Mudra, pollice e indice però rivolti verso il basso. Vedi che appoggio le mani, sì, alle ginocchia, così. Perché e questo, si rivolge verso il basso? Non questo so. Stimola la conoscenza e la consapevolezza, così. A terra? Perché a te, rivolto a terra? Perché l'energia deve andare giù? Sì. Allora deve andare giù, poi quando si gira verso l'alto andiamo ad accogliere, quindi pollice e indice con il palmo rivolto verso l'alto e la coscienza, la nostra coscienza. Comunque sai che è facilissimo, non è, perché senti tirare, sì, cioè mantenerlo lungamente. Sì, sì, respirare, perché qui non è sufficiente solo mettere la mano in questa posizione, bisogna comunque attivare il, certo, il prana, l'energia, quindi respirare come minimo almeno con la pancia, con l'addome. Ti stavo dicendo, alla, sì, fine di questi 9 esercizi che stavo facendo, mi sono alzata comunque, perché dopo un po', beh, ho fatto yoga comunque nella mia vita, dopo un po', entri nello spirito, ti metti lì. Un gesto semplicissimo, vediamo che io sono seduta. Sì, sì. Sono seduta, non sto facendo chissà che cosa, sto semplicemente respirando con le mani in questa posizione. Dopo un po' si entra proprio in uno stato di rilassamento. Che poi immagino, come qui ci sono secoli e secoli di storia orientale, ma dietro, brava, dietro queste, ecco, questi movimenti, io immagino che proprio posizionare le dita in questo modo vada a stimolare nei nervi. Allora, che, no? Correggimi, sì, se, sì, sbaglio. Ogni dito è collegato ad un elemento, acqua, aria, fuoco, adesso nella medicina ayurvedica è collegato in un modo, nella medicina, ecco perché non mi sono addentrata qui più di tanto, nella medicina cinese in un altro modo, però comunque per ogni dito c'è un canale energetico, ok? Addirittura mettono anche un chakra all'interno della mano, quindi quando bisogna prendere dal cielo si mettono le mani così, poi quando bisogna dare alla terra o prendere dalla terra si mettono le mani in giù. C'è tutto uno studio che qui, insomma, ci vorrebbe, bisogna fare, no, proprio, no, una, certo, trasmissione, certo, a però parte. Però io sarei curiosa di sapere se la scelta, diciamo, di queste energie, certo, se vogliamo definire, certo, così, è legata alle nervature, no? Perché altrimenti guarda, resta un qualcosa di spirituale, resta contemplativo? Resta qualcosa di spirituale e contemplativo per molti. Bisogna accettare l'idea che esistano questi canali, ok? Certo. Dopo io sono San Tommaso e quindi... ne hai trovata una, guarda. Brava, che cosa ti posso dire nel mio piccolo, Non sono assolutamente uno scienziato che fa ricerche, però nel mio piccolo vedo che la pelle e il sistema nervoso sono comunque collegati, sono nati dallo stesso foglietto embrionale, vabbè, hanno una stessa matrice.
Quindi il fatto di toccare la pelle, io tocco la pelle, creo un impulso nervoso. Questo che vuol dire? Che noi abbiamo dei nervi che raggiungono ogni singola parte del corpo. Cioè, così come scientificamente qui c'è il nervo radiale, il nervo mediano e il nervo ulnare. Guarda caso corrispondono comunque ad alcuni meridiani. Cioè, se vogliamo dare un concetto un attimino più scientifico, sì, possiamo collegarli al sistema nervoso. In maniera anche perché molto... dalle dita cosa parte se non il sistema nervoso? Cosa parte dalle dita? Alle dita arriva il sistema nervoso e poi ritorna, perché c'è sempre un canale efferente e afferente. Tutto, ma il sistema nervoso arriva ovunque. Ma alle dita solo quello, però, a parte lo scheletro, no? Cioè, c'è soltanto cosa c'è? Tutto, cara, guarda, allora, partiamo da dentro, falange, poi muscoli, tendini, sistema circolatorio, sistema linfatico, c'è tutto. Che vuol tutto dire che c'è tutto? Che se io voglio agire sul cuore posso agire sulle dita, perché? Perché c'è la circolazione, si valuta la circolazione? In sala operatoria, non so se sai, non si può entrare con lo smalto per chi va ad operarsi. Davvero? Sì, perché devono controllare lo stato del cuore dalle unghie. Ma veramente? Lo stato della circolazione, sì. Ma il corpo... Ignoravo fortunatamente questo. Brava, infatti. Il corpo è meraviglioso, io lo adoro dal punto di vista energetico, dal punto di vista anatomico, perché siamo fatti in maniera tale da autoguarire. Se ci pensi, ci tagliamo, noi in un modo o in un altro guariamo, anche se abbiamo il diabete. Grazie mille, guarda la regia nella mano. Prontamente ci viene ecco, abbiamo in aiuto. Tutto nella mano, abbiamo i nervi, abbiamo anche dei tronconi grandi dei nervi, e muscoli, tendini, circolazione sanguigna, circolazione linfatica. Non dimentichiamo la circolazione linfatica, la mattina quando ci svegliamo con le mani gonfie. Poi comunque, come dici tu, siamo una macchina perfetta, non c'è niente da fare, guarda lì che meraviglia. Io adoro le foto di anatomia, a volte mi prendono anche in giro perché... mi diverto. Oddio, a me invece buttano un po' nel caos, vedo troppa roba, andiamo avanti con il secondo video. Allora, andiamo con il secondo video. Cosa dice questo secondo video? Qui c'è Buddy Mudra. Sì, pollice mignolo. Ho preso veramente i mudra più semplici. Meno male, ho detto difficile, tu sei proprio una grande connessione, vero? No, più tra noi. Semplici, perché se vedi alcuni sono proprio. Ah no, però dico tra tutte le dita col mignolo è un pochino più. Vabbè, facile, ecco. Per carità, però. Allora, questo è Buddy Mudra, pollice mignolo, e il mudra della chiarezza. Come sviluppare chiarezza nella comunicazione, apertura mentale, equilibra l'acqua nel corpo. Sì, yeah! Oh yeah! Poi addirittura c'è differenza fra le dita che restano aperte, tese o rilassate. Qui possono essere tenute rilassate. Okay. Questo in medicina cinese, sappiate che sul mignolo ci sono due punti di rianimazione. Sono davvero? Proprio. Sì, e c'è anche il punto della chiarezza mentale. Lo uso tantissimo, volevo aggiungere anche dei punti di medicina cinese, però poi avremmo fatto un po' di confusione. Questa è medicina indiana ayurvedica, Sì. Però vi do una piccola chicca, il punto della chiarezza è vicino l'unghia del mignolo, lato esterno, sfruguliatelo finché non ci sarà un bel bozzo rosso. Sì, e questo è il mudra della chiarezza. Poi c'è... Cosa arriva dopo? Pollice anulare e mignolo, il prana mudra. Questa è proprio la posizione della vita, direzione di energia vitale in tutto il corpo. Prana... Cioè, tutte e due le dita, quindi sì, anulare devo mettere una cosa. Non ho gli occhiali. Sto facendo fatica a riconoscere le dita. Comunque questo praticamente... Vabbè, sappiate che porto gli occhiali. Siamo così oggi proprio, sì. Dimmi tu comunque se il non prana... siamo per niente serie. Oggi è carnevale, va bene. Ogni scherzo, ma era uno scherzo, ma era tutto uno scherzo. Ho allora, capito. Allora il prana
Pranamudra, pollice, anulare, mignolo. Così praticamente, quello che facciamo quando facciamo vittoria. Sì, qua sono tese le dita in effetti. Questo è il pranamudra. Ecco qua. Ti vedo in difficoltà già nel video, quindi posso immaginare. Sì, allora vi comunico che non avevo acceso il riscaldamento e sentivo freddo. Sappiate che le dita, oddio, quando fa freddissimo non si piegano. E c'avevi le maniche corte, vedi tu come sì, ti brava, sei. Brava. Queste invece no, queste sono Surya Ravi Cos'è? Mudra. Surya sono le corna? Ravi Mudra. No, prendiamo solo l'anulare. Prima non si fatto... vede bene comunque da queste inquadrature. No, ecco. Oh, ora qua. Sì, ora sì. Ecco, okay. Il mio cameraman. Ok. Qui prendiamo salutiamo Antonino. Solo... Grazie. Il solo l'anulare. Sì. E questo genera ottimismo. Cambiamenti costruttivi, cara mia. Come ci piace, adesso vivremo così, vive sì, il cambiamento sì, costruttivo. Segno della vita e dell'equilibrio. Ta, ecco, ragazzi, quanto ce ne oggi, vuole. Oggi credo che sia veramente il segno ideale, ottimismo, cambiamenti costruttivi, perché in questo periodo storico soprattutto credo, equilibrio che andrebbe bravo. Dato a pacca un pochino a tante persone a uno tante in particolare persone, che vive uno in Russia particolare, bravo, ecco un po' di ecco, equilibrio mentale puoi non metterti così caro mio e cercare l'ottimismo e l'equilibrio mentale che forse gli manca sì. Vabbè, ok, quindi e ci siamo questo. Fatti un'idea, c'è un terzo video, certo. Ho paura quasi sì c'è il terzo andiamo video. Con il terzo guarda, video guarda qui questo fa ancora, faccio ancora un po' più di fatica. Oggi mi fai sorridere, Miriana. Sì, allora, questo... mi arriva la tua fatica, posso dire che mi arri... questi esercizi sono lontani da te, non so quante allora, miglia. Questo si chiama Vayumudra, pollice indice flessi e le altre dita tese. Questo è possibile trovarlo in molte foto. Così. Vabbè, questo è il classico home, no? Sì, sì, è molto semplice. Questo è tutto, aiuta nei problemi di aria, dell'elemento aria, ma proprio per senso? Tutti i problemi no, problemi fisici. Di aria mi... Allora... non si può sentire. Ti dirò, no, io guarda. Intendevo per problemi di aria, in medicina cinese è di respirazione. Il polmone. Sì, allora, di no. Problemi di respirazione. No, invece no. Erano proprio per problemi di aria. Davvero? Sì. Oggi è carnevale, gioventù. Vabbè. Per problemi vabbè. Di aria. Ok, non mi serve, non lo faccio, questo, non mi piace. No, ah, scusami, qua mi ero distratta. Che cos'è? Questa è la preghiera. Akini Mudra, punte distese, le dita tutte distese okay. E si toccano solo le punte. Ok. Che significa? Bisogna fare un pochino più di pressione sul pollice, invece le altre... sono appoggiate e questo è un altro esercizio che fa aumentare la concentrazione e fa incanalare l'energia verso il sesto chakra, vabbè lasciamolo perdere e, no. E stimola la memoria, invece questo qui mi hanno preso in giro in molti, anche mio marito, brava. Quello si chiama Yoni Mudra, Yoni significa utero, sappilo. Ma a che cosa serve questo? Questo è un po' più arzigogolato, vedi, pollice e indici si toccano. Aiuta ad isolarsi, a estraniarsi. Iriana, dimmi la verità, oggi dimmela alla fine che era uno scherzo, dimmi. Allora, mio marito mentre lo facevo mi diceva, guarda che è ambiguo. Beh, d'altronde il significato riconduce, ma in ogni sì, caso... è ambiguo relativamente, ok, serve va bene. Abbiamo finito, Miriana? Sì, questo è l'ultimo. È finita qui? Ci possiamo salutare? Vuoi andare un pochino a prendere aria, Miriana? Guarda, no sì. Stai sudando e capisco perché. Sì. Direi che ci possiamo lasciare qui, va bene? Sì, ma come vuoi, guarda. Allora, sappiate, le prossime saranno un po' più pratiche, come nel mio stile. Qui ho rubacchiato un pochino di esercizi da... È stato simpaticissimo, ci yoga. Voleva un po' per alleggerire sì. I toni, però, insomma, io, secondo me il loro... Cioè la loro utilità ce l'hanno, io sono convinta che i telespettatori più attenti e sensibili sapranno cogliere l'importanza di questi esercizi. Assolutamente, anche perché se vi ricordate ho bisogno di ottimismo. Qual era ci l'equilibrio questo? Così. L'equilibrio? Sì, eccolo, sì. Questo oggi vado questo. In giro così. Sono comunque esercizi a prescindere che fanno bene al cervello e al sistema nervoso, sappiatelo, perché quando lavoriamo con le mani, con...
con le capacità tattili fini, lavoriamo con il sistema nervoso piramidale e quindi fa sempre bene. Poi voi muovetevi che fa sempre bene. Lasciamoci così, Miriana, sì. Non andiamo oltre, lasciamoci no. Così, è stato bello come ogni martedì. Grazie. Martedì prossimo sai già di cosa ci parlerai? Ma che? Ma ci penserai? No, pensavo ad una spalla un po', trattare un po' la spalla, ecco, se ecco, ci sono richieste. Benissimo, allora se avete problemi di spalla fate le vostre domande a Miriana Moresco, 379-29-21-001, mattine@rete8.it, le coordinate da appuntare, ma ormai credo che molti di voi le abbiano imparate a memoria, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che le utilizzano e arrivano a noi con pensieri belli, brutti, critici e piacevoli, per cui grazie davvero a tutti per la presenza costante che ci offrite anche attraverso questi canali. Poi lo ricordiamo già che ci sono, Miriana, fammi dire che siamo su Facebook, siamo su Instagram, potete cercarci davvero ovunque, raggiungerci è facile, per cui insomma vi aspettiamo sempre copiosamente. Ma adesso, lo annunciavo, sta per entrare qui in studio una maschera meravigliosa. Andiamo a parlare del carnevale nella sua parte più nobile, se vogliamo dire, perché insomma c'è una vera cultura legata alle maschere del carnevale. Ne parleremo con Federica Merletti delle Vie dell'Arte, per cui grazie Miriana. Grazie a te, grazie a tutti. E voi state lì. Camminavamo lì strette strette con gli attrezzi, ciascuna con il proprio attrezzo in mano. Qualche secondo ferme, non ancora visibili dal pubblico, noi avevamo il nostro momento per metterci in circolo. Prendeva in genere la parola Elisa, il capitano, per darci forza, ci guardavamo negli occhi, ma oltre lei nessuno parlava. Era proprio una questione di sguardi, di scambi di emozioni e di forza dagli sguardi, dopodiché ci chiamavano e noi entravamo compatte e l'esercizio è volato, i 2 minuti e mezzo sono volati e io mi ricordo che mentre ero in posa, quei 5-6 secondi di posa statica prima che la musica iniziasse, ho pensato ci sono, cioè questo è quello che aspettavo da sempre. Sto per dare, come dire, in là una visione meravigliosa. Entriamo nel vivo del carnevale e come vi avevo annunciato ci avrebbe raggiunto qui in studio una maschera, la promessa è mantenuta. Signore e signori, Federica Merletti delle Vie dell'Arte, buongiorno. Buongiorno Paola, grazie. Cioè, ma io non so se dalla TV arriva l'incanto, ma credo di sì, ma guardate che bellezza. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ma grazie a te, grazie a voi dell'associazione. Raccontiamo intanto questa maschera, poi ci accomodiamo e parliamo di tutto. Allora, Federica, questa è la castellana, rappresentano i piatti di Castelli.
Quindi ogni nostro abito rappresenta un piatto di Castelli, dal più antico al più tradizionale, al più innovativo. Ed è un omaggio che noi abbiamo voluto fare a questo splendido borgo, ma soprattutto ai splendidi ceramisti, certo. Perché noi magari non ci pensiamo, ma penso che siano i migliori al mondo, perché fanno delle cose veramente, e quindi era l'omaggio per loro, per portare in giro questa splendida arte. Che meraviglia, chi ha avuto questa idea geniale? Noi. Guarda, non ti posso dire chi è, perché quando parte certo. l'idea di un vestito vengono messe tantissime idee, però ti posso dire che era non scontata, però eravamo su un filone, perché prima di queste noi abbiamo fatto la presentosa, il gioiello tipico abruzzese, e lo abbiamo deciso durante il terremoto che purtroppo noi ricordiamo tutti, sì, e certo. quindi volevamo lì qualcosa che facesse ripartire l'Abruzzo con qualcosa di splendido, sì, certo. ma soprattutto di splendido. Certo. Dopo della presentosa noi siamo stati una giornata così insieme a Castelli, per una giornata per noi con le nostre famiglie, e abbiamo visto che purtroppo all'epoca, quindi circa 3 anni fa, il borgo era quello che era, perché tanti purtroppo non erano riusciti ad aprire, sì. e lì quindi è partita anche l'idea, dice oh, ragazzi, con la maschera noi possiamo dare un po' di visibilità. C'era già in previsione di riandare a Venezia, e poi purtroppo sappiamo che è scoppiata la pandemia, sì. però lì è partita, dice no, dobbiamo dare una mano a questi ma poverini, bello, e lì è partita. Cioè, praticamente c'è anche del pensiero nobile dietro al divertimento che sì. può comportare sia realizzare sì. queste mappe, perché sì. le realizzate voi. Tutte a mano, questo cioè, facciamo noi dal riciclo, perché vedi, questa anche se sotto è una stampa, questa è stata tutta ripresa a pennello, perché poi il disegno deve venire fuori, quindi tutti gli abiti sono stati ripresi a pennello da noi. Che spettacolo, ragazzi, non avete idea, come visto i anche capelli, da com'è, quindi ma sono sì, stati guarda, fatti. Questi capelli, prova a girarti un po', vediamo se riusciamo a inquadrare bene il cappello. Allora, girati un po' più verso di me, eccolo qua, guardate che spettacolo, guardate che bellezza. E io lasciami ringraziare anche in regia Lino Lallone e Galvano Coppa, oggi stanno facendo dei miracoli, perché questo studio che è il più confidenziale, il nostro studiolo sì. piccolino del mm-hmm. martedì, oggi hanno lavorato meravigliosamente perché tutto ciò potesse essere inquadrato nella Bellissimo. Sua interezza, per cui davvero grazie alla grande squadra di Rete 8 Matine che ha potuto mostrarlo. Adesso Federica, io direi che ci possiamo Bellissimo. Accomodare, perché abbiamo tante cose da dire, da raccontarci, soprattutto sì. da conoscere, Questa è una delle maschere, tra l'altro, che è appena sfilato a Venezia. Sì, sì, domenica. Domenica siete Domenica stati a Venezia. Pomeriggio, il famoso parterre veneziano, per noi era già la seconda volta. Devo dire che quando siamo stati l'anno prima... Era il 2019? Prima della, sì, che siamo stati lì, c'era comunque un'altra aria. Che purtroppo. Ce lo diciamo però, a fare. Però anche quest'anno è andata benissimo. C'erano forse meno stranieri, perché l'altra volta magari abbiamo trovato americani, giapponesi, cinesi. Quest'anno tantissimi italiani e moltissimi giovani. La cosa che veramente ci ha fatto piacere erano questi giovani che abbiamo incontrato e si sono interessati alle nostre maschere, e questa è una delle cose che ci ha fatto piacere di più. Che bello. E poi ricordiamo che Venezia è anche una competizione. Sì, infatti noi siamo stati alla maschera più bella, abbiamo sfilato, quest'anno è stato un mini video e quindi una foto tutte quante insieme, ed è appena arrivata la notizia prima di entrare in studio che siamo tra i 9 finalisti. Mamma mia, che meraviglia. Quindi per la seconda volta, perché l'altra volta siamo arrivate seconde alla semifinale, e poi ci avevano invitata alla finalissima, ma purtroppo noi, siccome siamo andate proprio da incoscienti, la mattina dopo dovevamo ripartire e non avevamo per dormire la notte, quindi non abbiamo potuto partecipare. Che peccato. Però quest'anno invece sarà virtuale l'incoronazione della maschera, sì. e
per noi è un grandissimo successo. Ma c'è, comunque voglio dire, non mi stupisce, perché stiamo vedendo anche delle immagini, ma guardate lì che spettacolo. Sì, cioè, guarda, ma poi sì, l'originalità di questa... Allora, tra l'altro tu devi pensare che Venezia, ci sono delle maschere stupende, possiamo, certo, il carnevale veneziano, però quando arriviamo, noi lo abbiamo notato sia con la Presentosa che con le Castellane, arriviamo noi con una maschera completamente diversa, studiata, certo, non puoi immaginare i complimenti, la gente che si ferma, chiede da dove venite, siete lì, cioè, a un certo punto c'erano un gruppo di ragazzi di Bologna che si sono messi a fare il tifo per noi, siete splendidi, cioè, questa cosa, tantissimi, tanti giovani che si sono avvicinati, chi, che cosa rappresenta, qualcuno ci ha proprio riconosciuto, dice sono i piatti quelli... di Castelli, lì ancora di più, quindi la cosa, tirati un po' sul cappello così, sì, si vedono anche gli occhi, perché se no, oh, ecco, nell'inquadratura non ti vediamo bene, sì, eccola qui, bellissima, e quindi è andata benissimo, è stata una insomma ogni volta che andate a Venezia lasciate un segnetto, sì, lasciate un bel ricordo di voi e in chi, sì, vi incontra, sì, vi incrocia. Tanto è vero che la signora, prima di salire sul palco per farci la foto, la signora dell'organizzazione, quando abbiamo sfilato, ci guarda, dice: ma voi siete quelle dell'altra volta, ci ha riconosciuto, anche perché un gruppo di sole donne, sempre così originali, non potevate essere voi, dice voi siete le abruzzesi, siamo le abruzzesi, e poi lì ma ancora guarda, di più, perché noi è quello che vogliamo, l'Abruzzo, meraviglioso, l'Abruzzo, perché oltre, io dico sempre, queste sono quelle del 2019, allora che queste sì, queste all'ultimo carnevale, sono le Demetra d'Abruzzo, quelle sono tutte interamente ricamate a mano con la pasta nostra. No! Sì. Con la pasta. Con la pasta. Sono, cioè, avete tutti una creatività, i ritagli di pasta che abbiamo chiesto a tutti i pinetesi. Già, perché che avevano... questa associazione di, sì, Pineto, noi veniamo da Pineto. Questo è il nostro carnevale che facciamo ogni estate, il carnevale pinetese che organizziamo noi. Vorrebbe vedere, insomma, direi. Ma solo una banda di pazze come noi possono fare certe cose. E quella, quella maschera è stata, tu pensa, quando abbiamo ricamato con le pinze da dentista, no, perché i vari ghirigori sono dovute fare con i semini di pepe, e quindi, no, vabbè, ma quanto impiegate a incolla, allora per fare un vestito ci vogliono all'incirca 6 mesi. Studiarlo. Sì, passate tutto l'anno, quindi già state pensando al carnevale dell'anno prossimo? Sì, allora, quest'anno non sappiamo. Allora, quest'anno già c'è una bozza. È stato già buttato lì, adesso non si sa, perché noi buttiamo, poi alla fine viene chissà tutt'altra che giro cosa. Fa, ecco. Certo. Vabbè, classico. Non sappiamo adesso se il carnevale si potrà rifare, perché comunque il nostro è uno dei grandi eventi. L'ultima volta si parlavano di 6-7 mila persone che sono state a Pineto, anche perché noi preferiamo e diciamo soprattutto a chi partecipa di non portare carri, piccole cose, magari le ape car, biciclette, perché vogliamo che sia un carnevale per la famiglia, certo, quindi magari chi porta i bambini non deve aver paura di queste cose grandi, e quindi è proprio itinerante. E nella piccola, diciamo, dimensione della maschera che trovate, sì, la vostra identità, sì, diciamo così. Sì, perché quest'anno non si è fatto, non si no, farà. Sono due anni che non lo facciamo, e vabbè, quest'anno adesso così aspettiamo marzo per vedere come vanno queste, come va, se che si può qualcosa recuperare eventualmente. Se riusciamo magari a fare non proprio il carnevale in toto. Come dicevamo prima con il sindaco di Francavilla al Mare, ci sarà nel loro caso uno spin-off estivo, diciamo, sì, così, perché poi l'estate Francavilla, voglio dire Pineto, sì, tanto di cappello, sì, proprio detto, l'estate, insomma, c'è grande vita, sì, potrebbe essere un'idea recuperarlo d'estate anche per il grande turismo, sì, che sì, vi appartiene. Noi, ma infatti noi per quello lo abbiamo fatto, perché d'inverno Pineto, essendo più piccolina, quindi si risponde o non si risponde, noi abbiamo fatto i primi due carnevali anche d'inverno, e poi durante questo carnevale ci venne in mente, dice, ma perché non lo facciamo d'estate che abbiamo tutti questi bagnanti, tanto è vero che fino a quando l'abbiamo fatto molti quando telefonavano per affittare dicevano scusate, già si sa la data del carnevale, perché arrivavano in vacanza già con i vestiti pronti. Ma che meraviglia, no, vabbè, vi seguiremo adesso con attenzione veramente puntuale, sì, adesso che vi stiamo conoscendo. Ma a tal proposito, io vorrei conoscere più da vicino le vie dell'arte, questa associazione,
Che storia ha, Federica? Allora, raccontaci. L'associazione, guarda, noi ci siamo, ci conoscevamo quasi tutte e già da 10 anni facevamo alcune cose tipo la discesa delle Befane, ecco il primo carnevale che abbiamo fatto invernale, eravamo la banda sbandata perché poi veramente fatto con pochissime cose e poi abbiamo avuto la necessità invece di fare questa associazione perché oltre a questo noi abbiamo fatto le mostre di pittura, facciamo ogni anno una rappresentazione dal vivo del presepe, abbiamo fatto la casa di Babbo Natale, balliamo il laccio d'amore. Oddio, solo che cos'è il laccio d'amore? La danza tipica abruzzese, gli intrecci oh, che Dio, si chiedo fanno scusa per la al palo. Che si fanno al palo, che di solito i big di questa cosa è Penna Sant'Andrea. Noi l'abbiamo un po' rivisitato perché con noi non ci sono uomini e lo balliamo solo ed esclusivamente donne. Ed è un ballo antichissimo, di solito si fa durante la settimana del matrimonio perché è proprio propiziatorio, di buon auspicio, e noi lo facciamo soprattutto per autofinanziarci, quindi d'estate quando arrivano i turisti, uno di questi balli veniamo chiamati nelle piazze per far conoscere questo ballo con i nostri tipici vestiti abruzzesi, sempre cuciti da noi. E quindi siamo nate così, da questo piccolo carnevale invernale siamo passate all'estivo con le prime maschere, la prima mi ricordo erano i marinai, così. Poi siamo passate il quarto anno, il quinto anno, dice no, dobbiamo fare qualcosa un pochino più di grande. Quindi scusami Federica, tutto è nato con un gruppo di amiche poi sì, fondamentalmente? Siamo 15. Ma lo siete sempre state? Cioè 15 sì, che poi meraviglia. Le nostre figlie vanno e vengono perché ogni tanto adesso cominciano ad avere un'età, quindi il laccio vogliono ballarlo, non vogliono ballarlo perché lo prendono in giro, però a Venezia vogliono venire e io ho una bimba di 11 anni e allora il vestito sì, il ballare forse, però beh, certo, adesso ho cominciato ad intrecciare anche lei, e quindi andiamo tra le 15, quindi siamo le fisse. Esatto, 15 siamo, fisse sì. Più prole. Più prole, 15 sì. Più prole. E mariti al seguito, perché io devo dirlo. Loro subiscono. Noi facciamo questa cosa perché abbiamo loro. Che ve lo permettono, sì. Certo. No, anche durante i carnevali loro si occupano del settore sicurezza. Abbiamo sempre il... proprio partecipano. Come no, il parco fisso, bravi. Abbiamo il nostro DJ, il marito di una delle nostre associate, DJ Peter, ormai lui rintrattiene con la musica. Che meraviglia. No, siamo un bellissimo gruppo. Però siete gruppo. Un'associazione no profit, quindi non fate sì, questo per guadagnare. Assolutamente, tu pensa cioè, che noi... tutto quello che eventualmente... No, noi ci autotassiamo perché questi pure. Vestiti ogni mese noi ci autotassiamo perché tutto quello che ci rientra anche da, dobbiamo dire, dal nostro paese che ci aiutano, quindi negozi, ditte che ci aiutano a fare il carnevale, l'amministrazione, i nostri vestiti non vengono pagati con i soldi che noi raccogliamo, questi vengono fatti, quindi magari il tessuto, roba varia, con l'autofinanziamento. Noi ogni mese versiamo una quota, a fine anno abbiamo quei soldi per comprare questo. Quindi quelli vengono investiti tutto nelle nostre partecipate iniziative che facciamo nel paese, quindi anche la discesa delle Befane, sì, quella è bellissima. Ogni anno facciamo siete anche un piccolo musical, abbiamo fatto Cenerentola, la carica dei 101, per far conoscere proprio il sentimento di amicizia, aggiungi un posto a tavola, e quest'anno stavamo preparando Mamma Mia, ma purtroppo è stato Mamma Mia, già al Sistina a Roma. Sì, infatti, però era bello anche il nostro, non ho dubbi, non però ho è dubbi, tutto rimanda, anzi, tutto congelato. Ma quello al Sistina non l'ho visto e non lo vedrò, ma il vostro imperdibile. Tu immagina poi sarà. Vestite da Befane, chi con la pancia, chi con la scopa, chi con cioè è stato, eccoci, questo come siamo conciate durante le Befane. Siete meravigliose, siete meravigliose, ma quello che mi diverte è proprio l'aspetto goliardico di tutto questo, l'aspetto ludico, il gioco. Voi recuperate quella parte infantile che c'è dentro. Lo siamo noi. Siete voi, lo siamo siete noi così. Perché guarda, quando siamo tutte insieme, lasciamo perdere. Siamo
un vulcano in eruzione, quindi chi balla, cioè abbiamo ballato sui tavoli. Ma esiste una gerarchia all'interno di questa associazione? Non so, c'è un presidente, sì, un consigliere? Allora, c'è un presidente, c'è proprio c'è tutto c'è il presidente, c'è il vicepresidente, c'è il segretario. Tu sei la portavoce, Federica. Io sono la portavoce, però ti dico che poi le decisioni non vengono prese dal direttivo. No, le decisioni vengono prese insieme. C'è discussione sempre, perché tu immagina 15 donne messe insieme, metterle tutte insieme. Infatti io dico sempre che l'unica cosa che adesso ci manca è portare la vita della nostra associazione su un palco. E quindi guardi, ho detto sempre, scriviamo questa cosa in forma dialettale e rappresentiamo una delle nostre riunioni. Quello che ci può uscire. Ma secondo me potete già fare una mostra di tutto ciò che avete collezionato, sì, in questi, sì, anni, abiti. Abbiamo tanto. È già interessante e bello quello. Abbiamo, no? Tanto, perché guarda, in uno dei Natali, per sovvenzionarci anche, il comune aveva tolto, prima c'erano i pali con i lampioni, questi lampioni grandi erano in plexiglass, quindi sono stati tolti per mettere i solari. Beh, noi abbiamo chiamato il comune, abbiamo messo in croce il sindaco e ce li dovete dare. Dice: no, guardi, quelli vanno buttati. Noi da lì abbiamo fatto le palle di Natale, le abbiamo lavate, le abbiamo dipinte e abbiamo cucito a mano con il pannolencio tutta la roba da mettere lì sopra. Che meraviglia. E l'anno dopo abbiamo fatto le case, le casine da mettere in casa, tutte in cartapesta, andando in pineta a raccogliere tutti i ceppetti. Senti, ma l'amministrazione di Pineto vi ama o vi teme? No, ci ama, ma il sindaco ci teme quando ci dice no, perché ci presentiamo, tu immagina, oddio, già 6 o 7 che ci presentiamo in amministrazione, il sindaco sì, infatti, poverino. Si dà malato quel giorno. No, quando io comincio a fare così, devo dire, perché tu immagina 7 donne che urlano, dice: come non si può fare? Qua si deve fare! Quindi, puoi immaginare cosa... Capirai. Però devo dire che siamo molto amate dai nostri commercianti, e quindi ogni volta che abbiamo chiesto una mano anche all'associazione commercianti, con cui abbiamo un ottimo rapporto, e anche con le altre associazioni, ogni volta che abbiamo chiesto un aiuto alle altre associazioni di Pineto, tutte ci hanno dato una mano. Infatti ci chiamano le signore, dice: no, ogni tanto, sai, ti passano quei 5-10 minuti, dice: no, basta, non si può. Senti, più. Ma se qualcuno che sta guardando adesso la trasmissione dice: quanto mi piacciono ste donne, vorrei far parte del gruppo, siete un gruppo aperto? Per il momento no, ti spiego anche il perché. Perché quando si è proprio poi in tanti è difficile anche mettere tutte sullo stesso piano, ma proprio perché non facciamo partire il direttivo, capito? Proprio per dare la possibilità a ognuno di dire la sua, perché invece se c'è il direttivo decide e poi e allora, nel momento, quanti siete, nel momento in cui decide porta agli altri, dice: si fa questo, questa cosa, siccome noi ci conosciamo alcune da 30 anni, dice no, quindi per ma il vi momento... arrivano richieste in questa direzione, sì, di persone l'unica vorrebbe cosa che vorremmo, guarda, ti dico, perché cominciano anche a scendere le forze, magari della nostra età, che poi vorremmo qualche giovane, proprio per cominciare a tramandare questa cosa. Ai giovani siamo aperti, anche alle giovani soprattutto, siamo aperti, anche perché per portare avanti il laccio d'amore, questa solo di Pineto o anche no, non ha importanza, però abruzzesi però quando è proprio il clou, soprattutto quando ci sono da fare le prove per il laccio, roba varia, noi due volte a settimana ci riuniamo, ci riuniamo ovunque, noi abbiamo fatto prove sotto la pineta, in mezzo alla strada, ovunque ci capita. Guarda, non faccio fatica a crederlo, avete un'energia che veramente trasuda da ogni poro. Ogni tanto qualcuno si fa: ma chi ve lo fa fare? Ce lo fa fare, perché noi siamo nate per...
per scavalcare l'inverno, perché l'inverno è proprio sta cosa, e invece l'associazione, noi due volte a settimana ci riuniamo, dobbiamo fare, anche perché l'estate siamo pieni. Tutto l'inverno vi riunite due volte a settimana? Sì, ma anche di più, perché sotto Natale che dobbiamo preparare sia presepi che le befane. No, abbiamo fatto prove alle 11 di sera mentre nevicava davanti alla nostra Villa Figliani con le befane, in modo che non ci vedesse nessuno. Che meraviglia, però, che bello. Le cose più assurde, sì, le cose più assurde abbiamo fatto. Ma l'avete una missione voi ora, al di là di scavallare l'inverno? Di portare avete la cultura e la bellezza, Paola. Veicolo di cultura e bellezza. In questi giorni soprattutto che vedo, cioè lo stiamo vedendo, la guerra, roba varia. Ancora di più io con mia figlia e con le bimbe dico: ragazze, la bellezza, la cultura, studiate, non fermatevi. Ad esempio, ecco, qualche giorno fa si parlava della Presentosa, perché a dicembre siamo stati al Museo delle Genti d'Abruzzo, no? E allora parlavo a questi bimbi che erano le amichette di D'Annunzio, e allora mi dicevano, c'è stata una bimba, mi disse: ah, D'Annunzio, è tutta la mia mamma che ha avuto un sacco di fidanzate. Allora ho detto: sì, però tu devi sapere anche che D'Annunzio ha amato, ma anche molto sofferto. Cioè, quindi, D'Annunzio, quindi, che tra l'altro mi dai un bell'assist, perché è morto il 1 marzo, sì, del 38, è vero, per cui oggi, sì, oggi è l'anniversario della sua morte. Sì, sì. Stavo per dire: lo salutiamo. Sì. Da qualche parte, forse. Vabbè, da qualche parte c'è, per noi abruzzesi D'Annunzio è una presenza, sì, veramente, sì, quasi ovunque, fisica. Sì, sembra di sentirlo, di conoscerlo, di parlarci. Vero, ma è verissimo. Per cui fatemi salutare Gabriele. Tante care cose. E quindi dico io: non fermatevi, brava, studiate, brava, piace, guardate, dipingete, fate, osate, perché tutti quanti quando dice: no, ma io non sono capace, ma chi l'ha detto? Hai mai preso un pennello in mano? Prendilo, comincia. Che ne sai, il talento, non ciascuno ha un talento. Non si, noi quando abbiamo iniziato, chi aveva, noi con la Presentosa abbiamo intagliato 1700 cartoncini, cioè stampati di Presentosa con il taglierino. Madonna. A uno, chi lo aveva fatto mai? E chi lo rifarà mai più? Non si sa. Oppure con la pasta. Con la pasta l'abbiamo dovuta trattare, anche perché dopo due settimane, certo, è bella che era andata. Quindi sì, dai, che studi, come potevamo trattarla, come potevamo, quindi queste gonne. Siete vulcani, sì, meravigliosi. Sì. Io spero di avervi ospite altre tante e tante volte per parlare delle vostre bellissime produzioni, in realtà creative, che portate avanti. Intanto le vie dell'arte, cercateli, seguiteli Facebook, Instagram, insomma seguiteli davvero sui social, e poi ci si vede a Pineto per le meraviglie che ci porterete anche quest'estate. Speriamo dai. Presto, dai, qualcosina vediamo di organizzarla, anche se piccola, vediamo. Benissimo, vi seguiremo, intanto grazie. Grazie Federica. A te Paola per averci invitato, ti mando un abbraccio dalle mie colleghe. Salutamele tutte, una grazie, una, straordinarie. Grazie. Grandi le vie dell'arte, grande Federica Merletti, e adesso andiamo dalla nostra Jennifer che ci dà la lista della spesa, poi come ogni martedì parliamo dei nostri amici animali con Stefania Barone. Oggi cucineremo insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino, direttamente da Picciano, dal ristorante Fontartana, le animelle d'agnello. Non è facile cucinarle, bisogna sapere come trattarle, e noi vi insegneremo come prepararle in pochi e semplici passaggi, soprattutto creando un abbinamento davvero alternativo. Andremo ad abbinarle infatti a dei mandarini e dei pinoli, per cui procurate delle animelle d'agnello, dei mandarini e dei pinoli. E come sempre ci vediamo tra poco. Ciao Paola! Tradizione, semplicità, passione, identità, emozione, tempo, pazienza e amore sono questi gli ingredienti di Chef in Cucina. Vi aspetto tutti i giorni su Rete 8 insieme ai cuochi abruzzesi. Yeah.
andavamo lì strette strette con gli attrezzi, ciascuna con il proprio attrezzo in mano. Qualche secondo ferme, non ancora visibili dal pubblico, noi avevamo il nostro momento per metterci in circolo. Prendeva in genere la parola Elisa, il capitano, per darci forza, ci guardavamo negli occhi, ma oltre lei nessuno parlava. Era proprio una questione di sguardi, di scambi di emozioni e di forza dagli sguardi. Dopodiché ci chiamavano e noi entravamo compatte. E l'esercizio è volato, i 2 minuti e mezzo sono volati e io mi ricordo che mentre ero in posa, quei 5-6 secondi di posa statica prima che la musica iniziasse, ho pensato, ci sono, cioè questo è quello che aspettavo da sempre. Sono Claudia Tosoni e vi aspetto su A Teatro. A Teatro, il rotocalco TV che mancava. Art Teatro, ogni martedì alle 22 su Rete 8. Ed eccoci di ritorno, una manciata così di spottini ci hanno separato da ciò che sta per cominciare. Intanto spero non abbiate perso la meravigliosa maschera di Federica Merletti, ma adesso siamo qui come ogni martedì con Stefania Barone per parlare degli amici animali. Stevi, ciao, voilà. Buongiorno a tutti quanti. Sono contenta, vedi, sono contenta perché so che porti buone nuove. Chi abbiamo dato? Dimmi un po'. Indovina. Dimmi un po'. Giochiamo perché abbiamo finalmente trovato un papà, una famiglia intera, un papà solo. Gelsomina, certo, papà, Caterina, con figli, tutti, certo. La squadra delle cucciolotti. Sì. Ma l'abbiamo dati tutti? Sì. Oh, che meraviglia! Abbiamo dato tutti i simil pit. Esatto. Quindi Gelsomina, Caterina e le duplicazioni, sì, erano 2 marroni e 2 neri. Sì. Che bello, da Bolzano, Paola. Abbiamo l'immagine del pazzo, sì, meraviglioso pazzo che è Marcello, non lo prenderlo. Posso salutare in diretta perché da Bolzano non vede Rete 8. No, come no, ci segue su rete8.it, può farlo in streaming. Perfetto, perfetto. Abbiamo confini, sì, noi, eccolo qui Marcello, domenica. L'ha chiamata Briciola? Sì, domenica l'abbiamo consegnata, i ragazzi che hanno adottato la sorellina sono stati molto disponibili perché l'hanno tenuta venerdì e sabato, abbiamo fatto uscire ovviamente anche lei, per non lasciarla, certo, in box dalla struttura del canile sanitario e quindi domenica Cucciola. Ci siamo incontrati ed è stato emozionante. Lui, oh, veramente, Dio, che bello, sì, che bello, è grazie, è venuto da Bolzano, grazie veramente, però questo fa capire che quando c'è una motivazione, quando, esatto, realmente si crede in questo progetto, perché di questo si parla, è un progetto di vita, prendere un animale, sì, beh insomma non ci sono distanze, poi ci si innamora veramente. Io vedo queste fotografie, lo sai che mi è rimasta ancora un'immagine che noi abbiamo anche mostrato qui però all'inizio, non so se lo ricordi. Ottobre più o meno. Era proprio all'inizio, era un cagnolino nero e marrone che io veramente lo guardavo. Benny, incidentato, perché trattammo Benny 2. Non che me ricordo adesso veramente, se rivedo la foto lo riconosco, sì, perché io mi ero innamorata e ci penso ancora. Era nero con queste macchie marroni, ci penso, perché veramente succede il colpo di fulmine, vedi un'immagine ed è per questo che noi oggi abbiamo altre immagini per voi. Paola, ho anche una sorpresa, una proposta per, sì, te, poi li andiamo di matematica. Sì? Sì.
Vabbè, mi fai paura, Stefania. Andiamo di immagini, andiamo, vediamo le altre, andiamo. Lino, così facciamo capire quali altri cagnolini cercano casa. Ecco, cagnolini. Oh, cagnolini. Dago, questo è solo cucciolo, sì. Diventerà pastore abruzzese. Super, allora, giù. Sì, le new entry sono tre pastori abruzzesi, tre maschi, 7-8 mesi. Hanno una scaletta di crescita, infatti dico un ordine crescente, Dago. Abbiamo, poi c'è il, vabbè, qui sono, lo proponiamo anche in diverse posizioni, perché in effetti Cucciolo. È molto molto dolce come cane. Si vede che è dolcissimo. Sì, 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 si è fatto portare senza problemi, bello fuori box. Questo, bello, bellissimo. Sì, decisamente. Poi, insomma, il pastore abruzzese, sappiamo, sì, questa è l'altra. Stiamo un attimo sul pastore... Allora, sì, sono abruzzese, Dago, sì. E poi c'è il fratellino Thor, in pratica il pastore abruzzese, come più volte... Eccolo qui. Esatto, sì. Quindi sono due fratellini? Sono due, ne abbiamo fotografati due su tre, poi giovedì torno in struttura per le adozioni, per cui okay. sarà sono premura. Due maschietti, quindi, Dago, sì. E Thor, ok. Quanto hanno? 7-8 mesi, hanno fatto la prassi sanitaria. Guarda, tu pensa, questi sono entrati perché si erano, tra virgolette, rifugiati, sono entrati dal comune di Penne. In un bar in centro a Penne, ma è scontato che siano padronali, tant'è che ci siamo attivati anche con il gruppo Animali Persi e Trovati in Abruzzo per cercare di rintracciare il proprietario. Soggettivamente una mezza idea, che non è proprio mezza, ma è quasi... Ce l'avevi? Quindi c'è una mamma padronale praticamente. C'è un proprietario, perché sono cani, intanto hanno un livello di socializzazione che fa capire che hanno avuto a che fare con gli uomini. Poi sì. Sono anche fisicamente ben strutturati, sono grassottelli. Però nessuno li ha richiesti. No. Quindi Paola, sono il problema stati... è la mancanza di chip, perché nel momento in cui i cani vanno subito in procedura, certo. E Morgan e Otello, i due setterini, sempre dal comune di Penne, perché purtroppo sai cosa succede? Quando si attivano subito le procedure, poi è difficile, certo. È difficile che un proprietario magari con tre cani senza chip dica sono io il proprietario, ma perché poi pagherebbe delle penali, certo. E comunque, certo. Vabbè, l'importante vabbè, è che comunque, adesso si sistemeranno. Adesso Dago e Thor si devono sistemare. Quindi, anche il terzo, che poi giovedì andiamo a fotografare, per cui lo ripresenteremo. Va benissimo. Martedì, sì. Caratteristiche, in modo tale che chi è all'ascolto possa... Pastore abruzzese, okay. Cane da guardia, è un guardiano ovviamente strutturato per il difendere gregge. Difendere il territorio. Gregge, sì. Sì, molto territoriale, non è un conduttore delle greggi, per cui è sempre allerta, sa il fatto suo. È un sì. Animale che è proprio un cane... abbiamo un cane dalle caratteristiche di temperamento, quindi reattività, tempra, quindi ma questi capacità. Sono meticci in ogni caso, perché pensi? I tre quarti sono pastore abruzzese, sì, qualcosa in mezzo c'è, però sono abbondantemente abruzzesi, assolutamente, okay. Sì, per cui tant'è, tu pensa, la sfortuna, ci stiamo coordinando con le colleghe del posto, perché a questo punto è necessario che ci sia un coordinamento, e infatti la mia collega farà dei preaffidi, pare che siano arrivate due richieste, ma a stretto giro dobbiamo sistemarli. Ieri io ho ricevuto la richiesta da un signore che le avrebbe presi tutti e tre se fossero stati femmina, perché lui ha necessità e con un'età inferiore. Diciamo che in questa situazione non dico di essere preoccupata, vorrei che venissero sistemati. Ovviamente, se crescono ancora un po' si fa fatica. Sai che cos'è? Hanno una specifica lavorativa, quindi io li vedo, ecco, in campagna, li vedo a condurre il loro gregge, non li vedo molto bene in appartamento, beh, diciamo, su un divano in pieno centro, beh, questo no, cittadino. No. Però c'è anche chi, il pastore abruzzese, come tante altre razze di taglia grande, lo accoglie in casa. Sono scelte, sì, lui magari, dal punto di vista... magari un grande terrazzo, volendo, vabbè, credo che abbiamo bisogno di muoversi, in un appartamento fanno tre passi. Loro sono strutturati per fare la guardia, e quindi ritengo che nella specifica di razza sia auspicabile di trovare una soluzione. Che si lasci fare la guardia. Esatto, il loro, ecco, lavoro. È sempre, ecco, questo io la penso in va questo bene, modo. Va soggettivo bene, però insomma stiamo parlando di pastori abruzzesi. Sai quante, sì, persone amano il pastore abruzzese? Ah, e ne hanno, sì, bisogno, perché poi magari hanno deciso che vogliono una guardia per il territorio, per la casa, insomma. Per cui sappiate che questi due cani, Torre e Dago, sono a disposizione. Potete sia contattare direttamente noi,
il numero che vedete in sovraimpressione 379-2921-001, ci potete scrivere a matinee@rete8.it oppure direttamente Animali Persi e Trovati in Abruzzo, anche la pagina Canile Sanitario ASL Pescara, dove vengono ufficializzati i cani, ovviamente per competenza in struttura. Poi il mio numero lo trovano sia sulla pagina, sì, insomma, non è quella la difficoltà, certamente. Chi vuole fa, tornando. Senti, ma anche discorso, il video che ci hai mandato riguardo ai pastori, allora vediamolo subito. Sì, vediamo, ho fatto il video, un video per dare anche un movimento all'immagine, sperando, ma sono carini, guarda, no, che sono proprio belli, poi simpatici. Vediamolo. Allora, buongiorno, togliamo la mascherina. Allora, un piccolo video, loro sono tre fratelli maschi entrati nel canile sanitario dell'ASL di Pescara con struttura Città Sant'Angelo del comune di Penne. I cuccioli hanno circa 5 mesi, sono molto dolci per essere pastori abruzzesi. Si cerca urgentemente un'adozione, preferibilmente in Abruzzo, ma per una buona richiesta vengono mandati anche fuori regione. Ogni informazione al telefono diretto 392-6961-595. Grazie. Bellissimo, si vede, ma aveva la coda tra le gambe, spaventato. Penso, non tanto, perché dopo 2 minuti si è messo a dormire tranquillamente, giocava. Hanno un livello di socializzazione che proprio non fa che avallare la mia ipotesi, di cui mi assumo la responsabilità, che sono padronali. Sì. Anche perché averli trovati tutti e tre insieme, è difficile che ci sia un abbandono, diciamo, con dolo, ecco, in questo senso. Secondo me si sono allontanati, per cui hanno fatto un giro nel centro del paese. Naturalmente, una volta segnalati, anche per una questione di sicurezza pubblica, perché tu non sai mai come gli enti preposti legittimamente sono intervenuti. E il problema è che il comune di Penne ancora si struttura, e mi auguro veramente lo faccia a stretto giro, perché pare che l'intenzione ci sia. Bene. Per una convenzione con un canile come protezione, perché poi il volontariato supporta sempre, avrei capito la logica che c'è dietro. I comuni sanno che ci siamo, però noi dobbiamo sapere che ci sono anche loro. Giustissimo, quindi è così. Più che corretto. Abbiamo altre immagini, c'è un altro cagnolino che stavamo vedendo prima. Allora, Maya. Maya ha una storia dolcissima, perché Maya, quando è entrata nel canile sanitario dal comune di San Valentino, era incidentata, quindi non era nelle condizioni né di essere presentata. E che delicata, i dottori, i veterinari l'hanno non solo rimessa in piedi, ma io sono stata commossa quando dal primo nostro incontro, diciamo, fino ad arrivare all'ultimo, la cagnolina si è ripresa in maniera eccezionale. Allora, qui ci troviamo di fronte a un gioiello, in quanto è una cagnolina, io direi quasi sottomessa passivamente, che nel gergo significa assolutamente asservita. Guarda, infatti per fare le foto l'ho dovuta mettere sulle gambe, perché si metteva pancia all'aria, zampette piegate, coda fra le gambe. È bella, comunque, ha una finezza. È molto fine, è un cane molto molto fine, molto bello anche il pelo, dolcissima, ha circa dai 2-3 anni stimati da ovviamente veterinari. Per cui questa è perfetta per chi non se la sente di affrontare la crescita di un cucciolo, che, diciamolo, è impegnativo, escrementi, pipì da raccogliere, i primi tempi, insomma, educarla. Invece questo è un cane già educato, già per una coppia già adulta, sapete, già sapete l'indole poi del cane, non può essere una sorpresa, per cui anche lì giocate facile. Una coppia adulta certo può aver bisogno di compagnie, e questa è una compagnia assolutamente poco impegnativa, se non è nella solita cura e responsabilità che comunque un cane richiede. Una cosa che volevo sottolineare e raccomandare, mi è sfuggito l'altra volta, quando si parlava del rapporto con il cucciolo, anche i sistemi, diciamo, per educarlo, nel senso iniziare un rapporto con lui, molto spesso viene evidenziato la caratteristica del cucciolo di prendere la ciabatta, mi ha distrutto la ciabatta, mi ha distrutto. Allora, hanno bisogno di masticare come tutti gli animali, è un'attività proprio del cane. Quando si parla dei cosiddetti masticativi, sono più che oggetti, diciamo, dei sistemi che possono essere di origine animale o di origine vegetale, naturale, che servono a stimolare proprio nel cucciolo l'attività di masticazione, che ha la stessa importanza che può avere l'attività legata al movimento, il gioco, l'attività olfattiva. Certo. Immaginate che... Ma come i bambini neonati che devono mettere in bocca i giochini. Ma no? Guarda, è anche un qualcosa che permette naturale al cane di togliere lo stress, di avere un impegno. Quindi quando si va fuori casa, che si deve lasciare il cucciolo,
procuratevi questi masticativi, ad esempio la radice di edera, il legno di caffè. Vengono essiccati naturalmente, quindi sono anche fibre che il cane ingerisce, ecco. Senza esagerare sempre per il discorso che ci vuole una percentuale minima di fibra. Poi ci sono i masticativi di origine animale, sono un po', diciamo, io dico raccapriccianti da indicare, ma vanno indicati. Le orecchie del suino, il muso del suino, le trachee, per dirti, le carcasse che vengono opportunamente trattate. Ma in poi modo banalmente da essere... ci sono anche dei giochi che permettono, sì, perché magari si parla... non puoi lasciarle in no, casa si parla proprio con le orecchie del suino. No, non immaginare le... Paola... Fammi essere professionale, ti prego, se no cominciamo a ridere. Guarda, ti dico. No, no, si acquistano nei negozi di animali, ovviamente vengono essiccate, Paola. Ah, non okay, immaginare. No, io pensavo andavi al macellaio, mi dai le orecchie. No, aspetta. Comunque, chi ormai ci segue da mesi avrà capito che io, insomma, non è che raccolgo sempre tutto al mondo. C'ho i miei... Magra, veramente. Ho la mia leggerezza mentale, vero? Che mi porta anche... Tagliate magari sul posto. No, dai, siamo... Tieni sempre presente che sono una volontaria, quindi l'EMPA, Internazionale Protezione Animali, sarebbe anche poco delicato. Mi no, sono trattati, sono gli scarti, tra virgolette, delle macellazioni. Ci stiamo per salutare, lo sai che abbiamo 30 no, secondi? No, perché mi lasciate al volo. Sì. Usate i masticativi, sì. Andate nei negozi di animali, fatevi dare... consigli, però non lasciate ciabatte, cose che poi tornati a casa troverete. O quantomeno non arrabbiatevi se poi lo fate. Sì, ci sono tante alternative che tra l'altro hanno anche una funzione proprio... Invece se prendete un cane adulto questo non succede? Beh no. Non succede bisogna anche sempre... col cane, ma no, no, assolutamente. Sì. L'ultima cosa, non utilizzate quelle cose a forma di osso che si fanno con la pelle di bue, perché sono gli scarti delle aziende che trattano il pellame e ricchi purtroppo di sostanze nocive, anche quei bastoncini colorati, tutto ciò che non è naturale. Andate su prodotti che trovate nei negozi specializzati, si chiamano i masticativi o di origine animale. Ovviamente vengono essiccate e trattate. Non io è lo che so che adesso su questa cosa delle orecchie di maiale io sarò tartassata. No, so. Vabbè, lasciamoci così, Stefania. Andate in pace. Mi raccomando, Torre Dago aspettano una casa, una famiglia. Noi siamo qui per raccogliere le vostre proposte che gireremo a Stefania, che ritroveremo qui martedì prossimo, che al mercato mio padre comprò. Stefania Barone, grazie. Un bacione a tutti, un bacione a voi soprattutto. Andiamo in pubblicità e poi c'è lo spazio musicale con il nostro Simone Arminio. Chissà quale cartolina ha scelto oggi per voi e per noi. Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca. Che sta pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, con un filo di voce, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. Ci fai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Sei qui, non te ne andare, per favore rimani. Balla, balla, figlia del sole. Cesare Cremonini con La ragazza del futuro, la cartolina che ci porta oggi a sorpresa il nostro Simone Arminio. Buondì, Simone. Buondì Paola, buongiorno a tutti. Stavolta non ti puoi lamentare, dai. E infatti guarda questo sorriso, non mi lamento, Cesare Cremonini. Dopo insomma, 4 ci piace. Anni. Bene. Allora, 4 anni di attesa da possibili scenari, esce La ragazza del futuro, un disco che è fatto veramente con la testa, oltre che con il cuore, perché ci sono degli arrangiamenti che vi consiglio assolutamente di
su cui vi consiglio di soffermarvi. C'è un po' di scenari dance, un po' di Beatles che ci sono sempre nel suo percorso. Certo. E siamo curiosi, mi do del noi, siamo curiosi di vederlo dal vivo, perché il tour di possibili scenari, io lo ricordo, ho avuto la sensazione di aver pagato il pegno nei confronti di Cesare Cremonini, cioè? Che all'inizio io sottostimavo molto, lo ammetto. Io sottostimavo Cesare Cremonini, perché il percorso della solista è stato lungo e faticoso e si notava. Devo dire che non sbaglia un colpo, secondo me, sia sul palco che in studio, è attualmente uno dei più bravi. Lui è un po' come Jovanotti, è difficile che sbagli. Poi, per carità, alti e bassi ci sono state, non tutte le canzoni sono state delle hit, però veramente è un talento puro, è molto bravo, un grande professionista. Simo, ma ti sei rifatto il capello? Assolutamente. Ti sei fatto il capello? Mi sono rifatto il capello, immagino che ai telespettatori questo interessi moltissimo. Interessa a me. Se vuoi ti parlo del mio barbiere sardo, che ecco, quindi è un fan di Vasco Rossi. No, perché sembra che ti hanno dato una bella leccatina, cioè vedo proprio, c'è un impegno sotto, ma insomma si fa per sdrammatizzare, perché so ma che ci stai... Ma continuiamo a parlare dei miei capelli. Ecco, ma no, so che ci stai per parlare di temi, insomma, di un certo spessore, Simone. Guarda, io oggi ho tantissimi appunti che non riuscirò a leggere perché purtroppo ho fatto la visita agli occhi, per cui ho le papille. Ti vedo in difficoltà, ti vedo che guardi e non si capisce dove. Però so tutto a memoria, per cui da dove vogliamo cominciare? Vogliamo parlare di Robbie Williams, non so se hai letto la mia notina che ti mando a degli orari antidiluviani, ma so che tu ti svegli presto come me. Robbie Williams mi spunta con una collaborazione, niente po' di meno che con Ludwig van Beethoven. Tu dirai, ma è morto da un po', è vero, confermo. Avuto conferma, è morto da un po'. Però, questa è un'operazione un po' commerciale, però comunque è molto curiosa, cioè la Deutsche Telekom, l'azienda di telecomunicazioni tedesca, sta lavorando all'intelligenza artificiale. Era già salita agli onori delle cronache perché aveva, con questi sistemi che sta mettendo a punto, terminato la decima sinfonia di Beethoven. Che vabbè, io direi che non è comunque la decima sinfonia di Beethoven, perdonate, perché altrimenti... Però insomma è un tentativo interessante, cioè tutta la produzione di Beethoven è utilizzata per creare delle possibili soluzioni musicali. Allora, da quell'esperienza nasce una nuova versione di Angels, il grande successo di Robbie Williams, che ha al suo interno degli inserti beethoveniani che derivano in realtà non da cose edite, ma da queste rielaborazioni del suo suono. Eravamo tutti in attesa di ascoltare, io sono lì, mi ero messo la sveglia perché ieri sarebbe dovuto partire questo esperimento, non è partito, è stato molto bloccato, bene. Ci rincuora, insomma. No, ma è curioso, invece io sono curiosissimo di sentirlo e ti farò sapere. No, non ce lo raccontare. Non lo voglio sapere, almeno 40 non lo voglio minuti. Sapere. 40 minuti di speciale, decidi tu il giorno, parliamo solo di questo. Io avrò una comunione quel giorno, poi cos'altro? Allora, torna in Italia Iggy Pop, torna in Italia Iggy Pop. Oh, ragazzi! Insomma, il ragazzo non si faceva vedere da un po', ha anche una certa età, ma è ancora carichissimo e farà un concerto a luglio a Mantova. Con l'orchestra sinfonica, una cosa che ogni tanto qualcuno si toglie l'ospizio di fare nel mondo del rock, no? Lo fecero i Metallica in un disco storico, lo fa anche lui. Il 4 luglio siamo tutti molto molto curiosi perché secondo me da lì, no il 5 luglio, perché vedi che ancora gli occhi non sono tornati a loro, sarà molto curioso secondo me sentirlo. Lui chiaramente non sarà da solo perché avrà la sua band e in più avrà l'orchestra, quindi ma che bello, ma guarda che questo evento è un evento vero, Iggy Pop poi a luglio può togliersi la maglia benissimo come fa abitualmente perché fa caldo, esatto. Però devo dire che sarà con l'orchestra sinfonica, roba grossa, bello, bello. Dove, ripeti, a Mantova? A Mantova, okay. Il 5 luglio a Mantova, l'orchestra da camera di Mantova, con i suoi brani, quindi quelli rock. Bello. Ti chiedo di chiudere la pagina rock con una cosa che ci tengo a fare, non abbiamo ricordato, pochi hanno ricordato la morte di Mark Lanegan, che...
l'ultimo della stirpe del Grange, quello vero, di Seattle, è che ha avuto una vita travagliatissima, aveva una voce rocca a 40 anni come se ne avesse 80, ma ci ha regalato delle pagine bellissime, magari per appassionati, però insomma, secondo me è un'altra piccola stella nel firmamento del rock che si è accesa da qualche giorno, ahi noi, quindi vediamola in positivo. Avevamo bisogno di notizie, come dire, che ci potessero tirare sul il morale, Simone. Ce n'eravamo bisogno. Vabbè, ma scusa, si è accesa una stella. Ma ce la facciamo a fare un collegamento senza parlare di una fine, di qualcosa, di qualcuno? No. Qua si sciolgono. Noi rocker siamo... Io sono molto sull'attualità, tu lo sai, però noi rocker comunque abbiamo un cuore che è rimasto agli anni 70-80. Sentilo, noi rocker. Tu hai passato il video di Shel Shapiro che bacia Mara Venier prima di dire noi rocker? Simone, Shel Shapiro è un grande rocker e Shel Shapiro, il disco di video è uscito. Dai, Simone, fai il serio, due minuti, non di più. Vabbè, fai il serio, che cos'altro? Allora, Vendite De Gregori, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, perché usciva un 45 giri, partiranno anche per un tour e hanno fatto questo siparietto con un'intervista a Reti Unificate, tutti i giornali, che è uscita stamattina, in cui fanno finta di litigare, per cui dicono, ma in realtà ci stiamo antipatici, però abbiamo fatto questo tour, ed è tutto molto bello, perché è molto da, come dire, puzza sotto il naso del cantautore romano di quegli anni, però devo dire che anche lì la curiosità è tanta, perché tornano sul palco insieme da talmente tanti anni, da Theodorus Campus, quindi ci sono 10 date in giro per l'Italia, tra cui Roma, Firenze, le altre non ricordo a memoria, ma le posso leggere. Non dircele tutte, ma non tornano, esatto. Tornano solo loro, Simo. Ma tornano un sacco di persone. Intanto tornano dopo 17 anni Tears for Fears, cioè grandi successi degli anni 80, con un disco che non ho ascoltato e ho paura ad ascoltare, e forse non ascolterò, però tornano anche loro. E poi in concerto torna Gianna Nannini da stasera, da Genova, fa un tour dei teatri che era stato rimandato tantissime volte, tornano i Modà, per gli appassionati dei Modà. C'è di tutto, insomma, oggi, un calderone pieno, ma che torna Enrico Ruggeri ancora non l'hai detto, quando ce lo dici? Rivoluzione, l'album Rivoluzione di Enrico Ruggeri, che non mancava da troppi anni, solo da qualche anno. Io volevo presentartelo come... vetrina, come video della giornata, perché il brano è molto bello. Ma non c'è il videoclip? Ma il video è una roba. C'è il videoclip in cui c'è lui che canta, e mentre canta gli spuntano delle cicatrici. Ecco, quindi teniamoci l'immagine di Enrico Ruggeri così come la conosciamo, parliamone soltanto perché il disco, anche da qui partirà un tour molto lungo il suo, sono un sacco di date, il disco merita, ma Ruggeri, insomma, a parte che con quel tono di voce può fare quello che vuole, lasciami anche dire per i telespettatori di Rete 8 che Enrico Ruggeri sarà prestissimo, ve lo dirò presto, ospite di Interno 8. Detto questo, andiamo a chiudere con giocati un'ultima notizia, se la vedi. Andiamo a chiudere allora con con Ermal Meta. Ermal Meta, che noi l'hai già pronunciato, l'hai già detto, Ermal Meta, l'hai già detto che parte in tour. L'ho detto l'altra volta, ma adesso parte davvero, perché parte in questi giorni, voglio dire, non ne vogliamo parlare. E lui, noi l'abbiamo conosciuto con La fame di Camilla, e io e te avevamo detto, questo ragazzo ti farà strada, infatti si è fatto strada. Non era quindi, difficile, insomma, dai. Invece non ci sarà il tour dei 25 anni dei Fugees, che non si riuniscono più. Si stavano per riunire, si erano riuniti e si sono risciolti. Ci siamo illusi. Questo a me dispiace. A me spiace, vabbè. Aspettiamo ancora. No, anche a me, li ho stimati tantissimo. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Simo, intanto grazie per queste preziose news. Preparati, martedì prossimo vogliamo un'altra manciata pregna. Cerca di stupirci, prova a stupirci. Vi stupirò. Grazie, con questa promessa ci salutiamo, un abbraccio Simone Arminio, e allora vado così di volata dal nostro direttore Carmine Perantuono.
Ho quasi paura a chiedere le anticipazioni del TG, Carmine. Beh, certo, ci sarà un'ampia pagina dedicata alla crisi in Ucraina con gli aiuti che partono anche dall'Abruzzo, anzi proprio dall'Abruzzo è partito il primo carico internazionale dall'Italia verso la Polonia, dove verranno allestiti proprio grazie ai materiali della Croce Rossa Italiana che sono partiti questa mattina da Avezzano, i campi profughi e le tende per chi varca il confine, ma vi proporremo tanti servizi anche dalla nostra regione e parleremo anche, anticipo soltanto un'altra notizia, di una misura che la regione oggi ha presentato che riguarda lotta allo spopolamento dei comuni interni più in difficoltà. Ci sono bandi per ricevere l'assegno di natalità e incentivi economici ai nuovi residenti. Segnalo anche nella pagina sportiva un ampio servizio sulla bella ma sfortunata gara del Pescara ieri a Modena. Tutto questo nel TG delle 14, noi per oggi chiudiamo qui. Non è facile parlare d'altro in questi giorni così, insomma, pieni di notizie che non vorremmo sentire, ma è doveroso e necessario, per cui torneremo anche domani. A Dio piacendo saremo qui alle 11 per raccontarvi tante altre storie. Intanto grazie a Lino Lallone in regia, Galvano Coppa, grazie Valeria Di Berardino, Cristina Donatelli, Luca Pompei, Andrea Di Fabio, grazie al direttore Carmine Perantuono e, come detto, ore 11, domani Rete 8 Mattinè su Rete 8. Ciao!